È rimasto vano il tentativo di apertura del sindacato Slai Cobas con i vertici aziendali di Locri d'Ambiente per cercare di mettere una toppa alla grave problematica legata al mancato pagamento delle mensilità dei lavoratori, e adesso si passa a una nuova strategia che prevede l'applicazione dell'intervento sostitutivo. In un'apposita nota, Nazareno Piperno, responsabile provinciale del sindacato, fa riferimento all'invito risalente ormai allo scorso 27 dicembre 2019, rivolto ai vertici aziendali, di aprire un confronto magari al fine di concordare un piano di rientro delle varie morosità, che ad oggi, mediamente, si attestano in circa 3-4 mensilità per ogni cantiere in cui la Locri d'Ambiente opera, che potesse operare una sintesi tra le opposte esigenze e in qualche modo consentire un ripiano, per così dire, più morbido all'arretrato economico accumulato dalla Locri d'Ambiente e che però pesa come un macigno sulle spalle dei lavoratori. A questa apertura, dice Piperno, non è seguita alcuna risposta e per evitare che in futuro il sindacato venga accusato di non averci provato, viene ribadito che per fare accordi o anche solo per parlarsi bisogna essere in due. Ecco dunque che il sindacato ha già provveduto ad attivare le prime richieste di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante, che da ora in poi verranno azionate in maniera sistematica presso ogni cantiere, ove se ne ravvisi la necessità, nel tentativo di poter garantire ai lavoratori pagamenti il più possibile puntuali. Slai Cobas avvisa tutti i comuni interessati che l'attivazione obbligatoria dell'intervento sostitutivo dovrà avvenire non appena decorsi i termini di legge, 15 giorni dalla ricezione delle richieste, perché il nostro intento è quello di creare un sistema di pagamento alternativo e regolare rispetto a quello di un'azienda che non vi provvede. Trascorsi i termini, dice Piperno, chiameremo in causa le stesse stazioni appaltanti, che verranno quindi gravate dei costi delle spese legali, che invece potrebbero risparmiare ove attivassero per tempo i meccanismi di pagamento richiesti.